Questo programma è offerto da Tecno Campus. Ed eccoci qua, una nuova puntata della Rassegna Stampa. Oggi è martedì 18 giugno, come ogni mattina siamo presenti in diretta sempre per parlarvi di informazione e come ogni giorno questa puntata è offerta da Tecno Campus. Subito vediamo quelli che sono i fatti in primo piano, si parlano ancora delle discussioni all'interno del governo, ma si parla soprattutto delle vicende accadute nella giornata di ieri. Il grande scrittore Camilleri ieri si è sentito male, è ricoverato in ospedale e ha una possibilità di comunque sopravvivere oppure no, questo è legato appunto alle decisioni che nella giornata verranno prese, ma soprattutto a quella che la sua vita vorrebbe andare avanti oppure no. Insomma, diciamo che la verità di oggi è che tutto è ancora in primo piano. E cominciamo subito a vedere quelli che sono i fatti di questa giornata, lo facciamo con La Repubblica che apre proprio sulla giornata di ieri in cui Matteo Salvini è stato negli Stati Uniti, ovviamente in stretto rapporto con Presidente Trump. E vediamo infatti che titola così Repubblica, l'amicone americano. Salvini a Washington non incontra Trump ma si offre come unico partner italiano affidabile. Il Premier Conte spiazzato e isolato a Parigi, scontro nel governo su flat tax e salario minimo. La sinistra perde anche Cagliari. PD Zingaretti cerca di ricucire con i renziani. E insomma, questo è il racconto della giornata di ieri in cui appunto Matteo Salvini non incontra Trump ma dice gli Stati Uniti sono più vicini all'Italia che a qualsiasi altro paese dell'Unione Europea. E ancora in contrasto con l'Unione Europea continua a dire taglieremo le tasse, questo è il primo punto, oltre questo non vogliamo andare e soprattutto non vogliamo desistere. E ancora vediamo le altre notizie, sempre dalla prima pagina, mentre Matteo Salvini è negli Stati Uniti, 5 Stelle restano a guardare. E ancora nella parte bassa della pagina, l'emergenza USA-Iran, a chi parlano gli Ayatollah, si domanda appunto questo quotidiano. E nella parte destra della pagina vediamo appunto tutto l'affetto dato a Camilleri, non mollare, infatti ieri sono stati tantissimi a dare proprio il loro conforto, il loro annuncio, la loro voglia di avere questo scrittore ancora per tanto tempo, perché comunque è un maestro di vita, un maestro di scrittura, un maestro di racconti. Insomma, raccontare la vita e facendola attraverso carta e penna diventa un messaggio per tutti, proprio per dire a un'età così matura nulla è terminato, nulla è finito, anzi la possibilità di andare avanti è dettata proprio dalla nostra capacità di creare passo dopo passo quella che è la nostra vita, perché nulla e nessuno ci può dire assolutamente che oggi, domani o l'altro ieri la nostra vita è finita, anzi il cammino continua e prosegue sempre a qualsiasi età della nostra esistenza. Ma ancora continuiamo a vedere le pagine dei quotidiani nazionali, continuiamo a vedere che cosa racconta La Repubblica e vediamo nella parte bassa della pagina si parla dello sport, la mia povera Roma senza Totti e con un presidente che non c'è. Questa è la preghiera che viene fatta da un tifoso proprio in relazione al distacco tra la Roma e Totti. Ma ancora vediamo quelle che sono le notizie appunto che vengono dalla Repubblica. Andrea Camilleri, vediamo un po' la situazione qual è. Ricoverato e attaccato a un macchinario per respirare, condizioni critiche. Lo scrittore è in rianimazione a Santo Spirito di Roma per un arresto cardiocircolatorio. Il bollettino medico, la prognosi resta riservata e Fiorello lo incita in dialetto siciliano. Lo scrittore Andrea Camilleri, 93 anni, è ricoverato in rianimazione. Le condizioni sono critiche e la prognosi resta riservata. Lo scrittore ha attaccato
impiegato un macchinario per respirare. Il bollettino medico delle 17, circa 7 ore dopo il ricovero, ha spiegato che lo scrittore è arrivato con un arresto cardiocircolatorio. In pronto soccorso è stata praticata la rianimazione cardiorespiratoria che ha permesso il ripristino dell'attività cardiocircolatoria, camilleri e rianimazione con supporto respiratorio meccanico e supporto farmacologico. Tantissimi messaggi rivolti allo scrittore, tra questi quello di Fiorello, siciliano anche lui, che ha usato il dialetto su Twitter per incitarlo. Avanti maestro, forza su Simile, avanti maestro, forza, alziamoci. E insomma, questo è quello che si racconta nella giornata di oggi, come un personaggio che comunque ha lasciato il segno finora e ancora ci auguriamo lo faccia nel tempo, viene incitato da chiunque a resistere ed andare avanti. Questo è l'invito che faccio a chiunque di noi. E ancora vediamo sempre da Repubblica un concorso proprio in attivo in questo momento, ansia, tic e disillusione in 54.000 a Roma per diventare navigator, sempre dalla Repubblica. Infatti cominciano le prove per selezionare i 2.980 che dovranno trovare il lavoro. A chi riceve il reddito di cittadinanza sono donne 7 su 10. E infatti provano a dividere le spese, benzina, autostrada, posto letto, taxi, cercano compagnia per stemperare l'ansia su Frecciarossa, pullman e aerei low cost. Qualcuno ha rinunciato e ora rivende i biglietti. Benvenuti nel mondo degli aspiranti navigator, 53.907, 7 su 10 donne, un quarto over 40, il 55% dal sud. E infatti da ieri fino a giovedì alla nuova fiera di Roma per il quizzone, 100 domande a crocette in 100 minuti, solo 2.980 ce la faranno adesso. Questa è la realtà di questa nuova figura che rappresenta comunque uno sviluppo per quanto riguarda appunto la gestione del reddito di cittadinanza. Ma continuiamo a vedere le prime pagine quotidiane nazionali, ci spostiamo su Corriere della Sera, sfida all'Unione Europea e su salari e tassi. Domani il vertice per la lettera di Conte a Bruxelles, attacchi di Di Battista che critica i due vice premier, Di Maio 9 euro di paga oraria minima, Salvini vuole una manovra trumpiana. E intanto i giochi di potere in toga, la giustizia e la politica sempre in primo piano, ancora tanti ribaltoni proprio per quanto riguarda questa vicenda. E ancora vediamo, Cagliari va al centrodestra con Truzzu, il PD schede da ricontare. E ancora l'intervista Basta Liti come con Renzi, l'intervista Calenda, serve un governo ombra. E intanto nella parte destra della pagina, l'ex presidente Egitto Morsi muore in aula al processo, si sente male e muore. Intanto ancora vediamo per quanto riguarda lo sport, Totti, il cuore messo a nudo. E nella parte centrale della pagina, lo scrittore ricoverato d'urgenza a Roma, la solidarietà sui social, forza maestro, Camilleri, le ore più difficili, un malore è gravissimo. E ancora ci spostiamo su un altro quotidiano che è appunto il Fatto Quotidiano, la Corte dei Conti, l'occupazione di Casa Pound nel Palazzo Pubblico a Roma, Fatto, 4,3 milioni di danni, li pagano Salvini e Tria che non sgomberano, questo si pone come interrogativo nella giornata di oggi il Fatto. Intanto nell'articolo di apertura, Salvini agli ordini di Trump, bye bye Putin, il capo leghista ufficializza il divorzio dalla Russia e sposa gli USA. F-35, Europa, Iran, Venezuela e flat tax, Washington comanda e lui obbedisce. In viaggio negli Stati Uniti vede Pompeo e il vicepresidente Pence, per ora i vice con i vice, dice. E intanto l'elite e i mercati sono i veri nemici dei 5 Stelle, mentre Fico caccia i 11 lobbisti dal Tempio, dichiarazioni vaghe o sbagliate per legge violata, via quindi dal Parlamento. E nella parte centrale della pagina non solo CSM, ecco le email di Verdini a Lotti per raccomandare un giudice, giovedì l'ex ministro a processo dell'ex senatore e del magistrato Mineo. L'esponente di Ala avrebbe avuto 300.000 euro dall'avvocato Amara, coinvolto nell'indagine su sentenze aggiustate legali, fu Lotti a portare il nome a Palazzo Chigi per l'incarico. Intanto parla Di Battista, ora la Lega cerca pretesti per far cadere il governo, mentre tutta l'Italia è in ansia per Andrea Camilleri, ma purtroppo c'è anche chi sui social network lo insulta, quasi come se la vita di una persona non fosse importante, ma fosse più importante esclusivamente il pensiero manifestato, manifesto e comunque la violenza contro quel pensiero. E ancora presidente Tuttofare, in attesa di Alitalia, Lotito conquista il Senato grazie a Forza Italia, mentre il Portogallo e la cura anti-evasori, digitale, Lotto e spese detratte. E infine nella parte bassa della pagina, l'addio di Totti, la conferenza contro i dirigenti americani, sacrificio umano della
Roma, è quello che viene raccontato appunto in questo articolo di piede. Il lutto si addice ad Elettra, ma anche alla Roma, che celebra dopo il campionato disastroso l'esclusione della Champions, lo stadio fantasma e il cupo addio di Daniele De Rossi, funerale definitivo quello della gestione americana. Officiante insieme a Autovittica Sacrificale, Francesco Totti, che nell'immolarsi nel giorno in cui avrebbe voluto morire, annuncia la possibile resurrezione in quel di Trigoria, magari con una nuova proprietà. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati questa mattina da Libero. La Meloni spicca il volo, Fratelli d'Italia conquista Cagliari, il suo candidato strappa la città alla sinistra e il partito è il più votato nel centrodestra. Giorgia nei sondaggi nazionali supera anche Forza Italia, pronta per un governo sovranista. Salvini si lega a Trump, saremo il primo partner europeo degli USA. E intanto nella parte sinistra Vittorio Feltri racconta di un Matteo a successo grazie ai nemici, sono questi che vengono definiti appunto gli assist del PD, che danno valenza e soprattutto sussistenza a Matteo Salvini. Intanto nella parte centrale allo stadio non intona l'inno di Mameli e allora non gli va di cantare. Giorgetti intanto è sotto accusa. E ancora servono le gabbie salariali, altro che la paga minima, Di Maio sbaglia, meglio legare gli stipendi al costo della vita. E intanto la rissa a Roma diventa tragedia, a Padova tutti zitti sul fascista menato e insomma ancora scontri in primo piano. E nella parte bassa della pagina a quanto pare due notizie che faranno sicuramente discutere. E intanto non è mai troppo tardi, lui 91 anni, lei 86, sposi dopo una vita di litigi, ma a quanto pare hanno trovato una cosa comune, un punto comune, che è la decisione di convolare a giuste nozze, come si suol dire. E intanto i transgender non sono dei malati di menti, escono dalla lista delle patologie e anche questo farà arrabbiare tante persone. Ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, il giornale: Salvini porta a Trump la testa dei grillini, questo è quello che viene definito il piano segreto. Matteo negli USA detta la linea, Di Maio rifiuta l'aria e vede, fiuta l'aria e vede il voto, si candidi premier e facciamola finita. E intanto la ricetta Falcone per la giustizia, carriere divise per giudici e PM, questo è quello che viene raccontato da Stefano Zurlo mentre narra del caos CSM. E intanto ha attaccato le macchine, Camilleri in fin di vita, odio social sullo scrittore siciliano e ancora libri, corsi e cause legali, il business dei navigator. E vediamo ancora nella parte più bassa la misura contestata anche dall'OCSE, così il salario minimo Movimento 5 Stelle fa saltare il costo del lavoro. E intanto l'Italia dei trapianti, pensate un po', c'è un vero e proprio record di donatori, contrariamente a quello che ci potevamo aspettare dalla nostra Italia, a quanto pare la cultura della donazione è in primo piano. E dal Tempo invece in apertura di pagina Totti e ora torna, tra Totti e Pallotta va a finire come peggio non si poteva, questa squadra non può restare senza il suo vero simbolo. E intanto vediamo, scendiamo in questa prima pagina e vediamo infatti, eccolo qua, il commento che viene fatto proprio in piede di pagina: se le porti via il cuore la Roma non ha futuro. E continuiamo ancora a sfogliare le prime pagine dei quotidiani, andiamo a vedere il Mattino che cosa ci porta in dotazione questa giornata. Domani l'esame, consigli d'autore per affrontare la nuova maturità, infatti domani è grande giorno per tanti studenti che dovranno affrontare appunto l'esame di maturità. Sembrerebbe una cosa normalissima, ma fa discutere anche questo per il cambiamento nel tipo di esame da sostenere, tante le polemiche, tanti coloro che sono felici, insomma come al solito due facce di una medesima medaglia, tanto per andare a fare questo esame in maniera più frizzante e lasciare lo spazio a quelle che sono le materie di ogni giorno. E intanto il racconto, 100 anni di Salernitana tra gioie, drammi e la speranza della A. E in apertura di pagina le inchieste del Mattino, i bilanci dell'era De Magistris, incassi e flop, più debiti e spese, i numeri dal 2011 al 2018, il rosso è passato da 700 milioni a 1.600 milioni, il caso del disavanzo fuori bilancio, tributi, cala la capacità di riscossione. E intanto nella parte sinistra l'analisi, la bomba Iran nel mondo diviso, raccontata da Galani, mentre nella parte destra, eccoci qua, la storia, fanno causa al padre sparito per mancanza d'amore, lei ha 30 anni, suo fratello 26, hanno fatto causa al papà per mancanza d'amore, ora un giudice dovrà stabilire quanto vale il mancato affetto di un genitore nei confronti dei figli, perché
solo di affetto si parla e non di mantenimento, come invece quando accade quasi sempre in questi casi. Insomma, una vera richiesta che comunque fa scalpore, però la realtà è proprio questa: la mancanza d'amore può essere molto più grave della mancanza di denaro. Ovviamente per molti saranno solamente parole, ma questo è l'essenziale che troppo spesso sfugge ai nostri occhi. E ancora vediamo quelle che Il Mattino definisce le riforme sbagliate: la mina del salario minimo dei 5 Stelle, l'Istat allo Stato costa 700 milioni in più. Mentre sul caso CSM Palamara Sinignano, le trame sui PM di Napoli, i giudizi velenosi dei due magistrati su Borrelli, Maresca e Melillo, il sostituto del DNA ora valuta di lasciare le indagini sui casalesi. E ancora vediamo nella parte centrale, eccoci qua l'addio, ma con altri dirigenti posso tornare, Roma arringa di Totti, avrei preferito morire. Infatti, trattenendo il fiato e ascoltando da tifoso romanista la sofferta e a tratti commovente conferenza stampa di Francesco Totti, improvvisamente ho capito che Francesco stava facendo un salto di qualità. Mentre ancora vediamo lo strappo di Sarri, che può far bene al Napoli, infatti Sarri è riuscito a fare qualcosa di importante per il Napoli anche in questi giorni. Vedremo appunto dopo che cosa succederà. E intanto nella parte bassa della pagina, lo scrittore gravissimo in ospedale, l'ultimo romanzo di Camilleri, l'Italia riunita al suo capezzale. E questa è una delle storie raccontate non da molti, anzi quasi da nessuno. E ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali, vediamo Il Manifesto, che in apertura di pagina ci fa vedere qualcosa di importante. Fardelli d'Italia, così titola nella giornata di oggi, ed eccoli qua, infatti ovviamente la vittoria in Sardegna della Meloni e di Fratelli d'Italia, l'estrema destra espugna Cagliari, il candidato di Fratelli d'Italia è il nuovo sindaco per un pugno di voti, la sfidante della sinistra Ghirra chiede il riconteggio delle schede, anche Alghero è persa, vince un sardo leghista. A Sassari centro, sinistra al ballottaggio, ovunque boom di astensioni. E intanto nella parte alta della pagina, Conte, non c'è fretta, governo in alto mare sulla giustizia, ma si può andare, secondo qualcuno, ancora con calma. La lezione di Senese, lo squallore di oggi, proprio in tema di magistrati. E continuiamo ancora a vedere le prime pagine, ci spostiamo sulla stampa di Torino, Salvini si piega all'agenda Trump, ma chiede sostegno economico per le riforme, la rabbia del Movimento 5 Stelle, prepariamoci al voto anticipato. E Casabianca, Pompeo e Pence ottengono dal vice premier rassicurazioni su Russia, Cina, Venezuela e ancora F-35 e Iran. E intanto la comune visione sovranista che sembra legare proprio questi due paesi. Intanto nella parte bassa della pagina, per il mondo del lavoro, giugno nero, rischiamo 280.000 posti. Intanto l'industria è la prima emergenza, un plenum con Mattarella e Calenda dice Lotti sbaglia e non sa ammetterlo. E intanto le azzurre, parliamo dei mondiali femminili, sconfiggono i pregiudizi, o almeno sembra essere così per il momento. Ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine quotidiane nazionali col dubbio, intercettazioni, scontro Lega Movimento 5 Stelle sulla riforma, domani la Lega chiederà limiti per i giornali, Bonafede dirà no. E infatti eccolo qua, si parla appunto nella giustizia che mancano poche ore, domani il guardasigilli Alfonso Bonafede e la plenipotenziaria della Lega Giulia Buongiorno tireranno le somme sia sulla riforma del processo che sulle nuove regole per il CSM, ma un tema è destinato a restare fuori dal discorso, quello che negli auspici di Salvini e della Ministra dovrebbe impedire la pubblicazione delle intercettazioni gossip. Bonafede è netto, è giusto che finisca sui giornali ciò che ha rilevanza pubblica. D'altronde l'ultimo tentativo di mettere ordine, il decreto Orlando, è stato di nuovo congelato proprio con un provvedimento caro a Salvini, il decreto sicurezza bis. E intanto il no alla crisi, il nuovismo che seduce Matteo Salvini. Mentre continuiamo a vedere la prima pagina, il nuovo presidente della ANM Luca Poniz, il carrierismo esasperato, il male della magistratura. Mentre sul salario minimo è polemica, braccio di ferro, Ocse, Di Maio. E ancora il Simenon che viene dalla Sicilia, lotta per la vita, e vediamo ancora che nel 91 convinse Craxi e Andreotti fermò la corsa di Borrelli. E ancora ci spostiamo su altre pagine dei quotidiani nazionali, andiamo a vedere che cosa raccontano i quotidiani sportivi, e vediamo che in apertura di pagina c'è proprio Totti sul Corriere dello Sport, il suo addio, atto d'amore e d'accusa, speravo di morire, dice. E infatti
infatti vediamo ancora i commenti. Io ho tenuto fuori da tutto, Pallotta non mi chiama da 2 anni e si circonda di persone sbagliate, Baldini, mai nessun rapporto. E intanto tornerei ma con un'altra proprietà. La Roma è una società amata nel mondo, tutti la vorrebbero, con De Rossi andrò a trifare la curva sud. E intanto questo 4 è a casa, l'avevo già vista, quella strana espressione nei suoi occhi, avevo già visto quello sguardo così fiero, vivace e beffardo soltanto uscendo dal salone d'onore del CONI, mi sono ricordato dove e quando all'Olimpico, 15 anni prima, Roma-Juve 4-0, uno sguardo identico, aveva accompagnato un gesto indimenticabile, anche sgradevole, ma molto romano. Le quattro dita allargate, il movimento della mano che stava a significare 4 a casa, 4 a casa, l'ha ripetuto ieri Francesco Totti, ma 4 stavolta non erano i gol segnati, bensì i dirigenti. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina, Cori anti-Napoli, ora ci pensa Sarri, il tecnico che verrà presentato giovedì, sia il garante del rispetto per gli azzurri. E intanto 100 milioni, non vendo fede. Chiesa Stella Azzurra, commisso gela le big, non mi servono soldi, resti alla Fiorentina. E ancora vediamo un'altra pagina sportiva, Tutto Sport, nella parte alta della pagina Totti, liberate la Roma, la grandezza del capitano e di un vero atto di amore per la sua squadra. Mentre nella parte centrale, l'Italia-Brasile, ore 21, Azzurre, la storia vi aspetta, mondiale femminile, stasera tutti incollati al televisore per vedere questa grande sfida. Intanto viva Sarri, giovedì allo Stadium la presentazione ufficiale del nuovo allenatore della Juve, che intanto incassa l'assoluto gradimento dello spogliatoio, il suo ex presidente. Corsi assicura, sono certo che conquisterà CR7, tra persone intelligenti dice è facile capirsi. E noi da persone intelligenti facciamo una piccola pausa e ritorniamo subito dopo, quindi mi raccomando non andate via perché la rassegna stampa continua. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci di nuovo in studio, sempre pronti per affrontare le notizie che in questo momento arrivano dalla regione Campania. Vi ricordo che oggi è sempre martedì 18 giugno, siamo in diretta con la rassegna stampa e raccontiamo quelli che sono i fatti di questa giornata. E cominciamo subito a vedere i fatti che arrivano da Napoli. Riccardo Gatti sulla mia nave ONG, la Napoli tollerante. Infatti parla il capo missione del rimorchiatore della ONG Open Arms, giunto domenica da Valencia a Napoli. Riccardo Gatti, a 41 anni e di un paese in provincia di Lecco, proprio vicino a Pontida, e capo missione del rimorchiatore della ONG Open Arms, giunto domenica da Valencia nel porto di Napoli a comando dello spagnolo Mark Reig e con un equipaggio di 13 persone per una serie di incontri informativi sull'attività reale delle organizzazioni non governative nella settimana mondiale del rifugiato. Quando ha ormeggiato il sindaco De Magistris è salito a bordo, Napoli sostiene le ONG impegnate a salvare vite umane nel Mediterraneo, non siamo né complici né tantomeno indifferenti. Ieri hanno fatto
posto alla Costa Fascinosa, ma da oggi porte aperte incontri con i cittadini dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20:30. Stasera presenti altre ONG, deputati italiani e la Chiesa Valdese per parlare appunto di corridoi umani. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati dai quotidiani online. Vediamo la cronaca: Napoli, contrabbando di sigarette transnazionale, 28 gli arresti, smantellato un'organizzazione transnazionale per il contrabbando di sigarette. I carabinieri di Napoli, Stella e la DDA hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 28 persone. L'operazione si è svolta tra i comuni di Casavatore, Afragola, Ercolano, Caivano e San Sebastiano al Vesuvio, inoltre Casoria, Casalnuovo di Napoli e San Giorgio a Cremano. Le indagini hanno consentito di ricostruire così un traffico di tabacchi gestito da due associazioni criminali strutturate in modo piramidale operanti in più stati esteri. E ancora vediamo gli altri fatti di questa mattina e vediamo che si parla tanto di Sarni, ma questa volta se ne parla un poco in più per una nuova statuetta. Infatti nel presepe napoletano arriva Sarri in casacca bianco-nera, infatti lo vediamo in questa immagine e vediamo anche le altre proprio per renderci conto, prima accanto a CR7, adesso da solo, eccolo qua, la voce del padrone. Insomma, la vicenda di Sarri ha scatenato tante discussioni, tante polemiche, tanti malcontenti proprio tra i giocatori. Infatti Maurizio Sarri finisce nel presepe napoletano, ma si sa, il presepe parla e giudica. Proprio non hanno digerito i napoletani l'approdo dell'allenatore del nuovo team, così il maestro presepista Marco Ferrigno di San Gregorio Armeno ha realizzato un nuovo pastore per la sua storica bottega. Rappresenta l'ex mister azzurro in casacca bianconera, alle spalle la scritta "La voce del padrone", a mo' di sfottò per il passaggio dal Chelsea alla vecchia signora. Un altro maestro artigiano, Gianni Di Virgilio, ha creato la statuina di Sarri con un sacchetto riempito con 30 denari, in allusione naturalmente al tradimento fatto da Giuda, quindi una versione di Sarri come Giuda. E ancora vediamo le notizie che arrivano da Napoli. Giorit restaura il suo primo murale di Napoli Est. Ecco qua, vediamo i lavori in corso, proprio tratti dalla Repubblica, e lo vediamo all'opera. Eccolo qua. E infatti Giorita Gocci è tornato al Parco Merola di Ponticelli per un saluto ai tanti amici del quartiere per restaurare la sua prima opera a Napoli Est, il ritratto della bambina Roma. I segni del tempo sulla enorme facciata sono stati cancellati, già Giorit con la sua solita maestria nel mareggiare rulli, pennelli e spray. Gli abitanti del rione e i tanti bambini hanno riconosciuto subito l'artista, tempestandolo di domande sulle sue opere ormai famose: Maradona, San Gennaro, Amsic e Che Guevara. In compagnia di Giorita anche lo street art Tuchios. E ancora vediamo sempre da Napoli le altre notizie che in questa giornata ci fanno parlare appunto della città. Un altro murale, questa volta di 20 metri, ispirato però all'amica geniale Lenuccia e Lira a Rione Luzzati. Eccolo qua, lo vediamo, l'opera dello street art Gomez si intitola "Nient'altro importa" e riproduce la tempesta di Bouguereau. E infatti a guardarle sembrano proprio Lenuccia e Lira, le giovani protagoniste dell'amica geniale, eppure quel murale alto più di 20 metri intitolato "Nient'altro importa" è appena inaugurato lunedì mattina alle 12 a Rione Luzzati, una riproduzione della tempesta, quadro del pittore ottocentesco William Adolf Bouguereau. L'associazione alle bambine del romanzo di Elena Ferrante però non è affatto scontata. E insomma, nel ritratto si parla di un'amicizia, stesso racconto che viene fatto nel testo di Elena Ferrante. Ma ancora continuiamo a vedere le notizie che arrivano dalla Repubblica. Mare: dal 1 luglio ripartono i collegamenti marittimi verso il Cilento, corse effettuate da Vola Via Mare Alilauro e Alicoste, con Archeolina, corse anche per Bacoli e Pozzuoli. Vogliamo valorizzare i nostri siti artistici e le attrazioni turistiche più belle del nostro territorio, lo facciamo grazie a un servizio che ci permette di raggiungere il Cilento in estate senza fatica. Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha annunciato la riattivazione dal 1 luglio al 31 agosto delle corse Cilento Blu effettuate appunto da queste linee turistiche in collaborazione con la Regione Campania. E ancora vediamo le altre notizie che arrivano dai quotidiani locali online. Si parla sul Mattino di Conte a Napoli, nella giornata di oggi l'appello dei sindacati: vieni anche alla Whirlpool e incontra gli operai. E questo è l'appello che viene fatto da CGIL, CISL e UIL e viene proprio lanciato al Premier
per Giuseppe Conte, che oggi sarà in città una mezza giornata napoletana condita da tre appuntamenti istituzionali, di cui due nell'area orientale, dove insiste proprio la fabbrica delle lavatrici. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati proprio da Il Mattino. Napoli, due fratelli fanno causa al papà sparito per mancanza d'amore. Già ne abbiamo date un'anticipazione: lei ha 30 anni, suo fratello 25, hanno fatto causa al papà per mancanza d'amore. La loro storia unica nel suo genere sarà in un fascicolo nelle mani di un giudice che dovrà stabilire quanto può valere il mancato affetto di un genitore, perché solo di affetto si parla e non di mantenimento, come accade quasi sempre in questi casi. Ma andiamo con ordine e partiamo dall'inizio: dalla vita normale di una famiglia normale uguale a quella di tante altre, almeno fino a 4 anni fa, quando il papà, senza alcuna spiegazione, decide di mollare tutto e andare via. Un'altra donna, forse, la voglia di crearsi una nuova famiglia altrove, può darsi, nessuna certezza, ma tanti dubbi, grandi delusioni e una voragine affettiva che Giulia e Piero non riescono mai più a colmare. Fu un fulmine a ciel sereno, né la moglie né i figli si sarebbero mai aspettati un gesto del genere. Era il giorno di Pasquetta, quando papà Paolo raccolse i suoi effetti personali e chiuse dietro di sé la porta di una casa dove non avrebbe mai più messo piede. In quell'occasione la giovane Giulia ci provò pure a trattenerlo, ma niente da fare. A nulla valsero anche le lacrime del fratello e della madre, che invano cercò di convincere il marito a non abbandonarli. E adesso si finisce davanti a un giudice dopo 4 anni di domande, dopo 4 anni di paura e soprattutto di delusione. E ancora vediamo le altre notizie. Napoli, nuovo stop al marciapiede di De Magistris Junior, perdiamo 70.000 euro di strisce blu. L'allargamento del marciapiede di Piazza Vittoria di fronte al Bistrò Baroque, che appartiene a tre soci fra i quali Claudio De Magistris, subisce un nuovo stop, questa volta rallentare la procedura, e la municipalità, alla quale è stato chiesto di concedere il permesso per l'occupazione di suolo durante i lavori. Insomma, il divieto è stato fatto ben presente. E intanto si parla ancora dello striscione anti-Lega rimosso, lite sull'esposto in procura. Infatti lo striscione delle polemiche, il diritto al dissenso, la rivolta anti-Salvini a Salerno non si placa, anche se il fronte della contestazione sembra biforcarsi nel giorno in cui Marco Giordano, giornalista e cittadino salernitano, annuncia in conferenza stampa di aver presentato un esposto in procura tramite gli avvocati Armando Maria De Nicola e Riccardo Bucci, entrambi dell'associazione Alter Ego, in cui chiede alla magistratura di indagare sul comportamento degli agenti della Digos durante il comizio elettorale del ministro dell'Interno, quello in cui fu tolto uno striscione anti-Salvini dal balcone di una residente della zona centro. I due indagati per quell'azione di protesta, Ennio Riviello e il suo amico Giampiero Perruso, si presentano alla stessa conferenza stampa per dissociarsi da questa iniziativa, di cui affermano non sapevano nulla. Noi dello striscione, questa Lega è una vergogna, avevano anticipato in un comunicato stampa, non abbiamo conferito alcuna delega a parlare né tantomeno ad agire per vie legali. E ancora vediamo la vicenda che ieri ci ha scosso tutti: Palma Campania, giallo sul rinnovo del porto d'armi al killer di 83 anni. E Aniello Lombardi, l'uomo che sabato sera a Palma Campania ha colpito a morte Giuseppe Di Francesco, aveva ricevuto il rinnovo del porto d'armi per uso venatorio appena un anno fa. Era il settembre 2018, Lombardi aveva già 82 anni quando gli fu concessa ancora una volta la possibilità di sparare. È così che l'uomo aveva la piena disponibilità in casa propria di 2 pistole, 5 fucili e circa 300 munizioni di vario calibro. Insomma, una vicenda che ancora oggi fa discutere, il problema che però viene posto in evidenza proprio dagli abitanti della città, anche della stessa Palma Campania, è che comunque tutto è lasciato in mano al Far West e sembra che la situazione sia insostenibile. Insomma, non è tutto contro quest'uomo di 83 anni, ma non è neanche tutto a favore. Insomma, veramente una vicenda che ci ha lasciato tutti con l'amaro in bocca. E ancora vediamo, si parla ancora una volta di Poggio Reale, questa volta per un caso di scabbia. Un detenuto nel padiglione Livorno è stato messo in isolamento per evitare il contagio. E infatti continua l'inferno nel carcere di Poggio Reale dopo la rivolta dei detenuti del padiglione Salerno per il presunto ritardo nel trasferimento in ospedale di un recluso con febbre alta e turno del padiglione Livorno, dove è stato diagnosticato proprio un caso di scabbia. Insomma, sempre peggio la situazione per i detenuti e anche per le guardie carcerarie, che comunque vivono in questa realtà. Ancora vediamo che continuano a cadere calcinacci a Napoli, questa volta nel Vasto, l'intervento dei pompieri, e insomma è stato necessario l'intervento urgenza dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza un cornicione di un palazzo di via Genova nel Vasto, a pochi passi dalla stazione centrale di Napoli. In serata si sono staccati dei cornicioni che sono precipitati sul marciapiede. Sembra che non ci siano feriti, fortunatamente nelle ore serali la zona non è molto frequentata, a differenza del giorno quando c'è un vivace mercato. I pompieri sono intervenuti intorno alle 22 chiedendo ai residenti di restare
sanitaria all'interno delle abitazioni e non uscire sui balconi. È stato necessario l'utilizzo della gru per arrivare all'ultimo piano dello stabile e procedere alla messa in sicurezza della struttura. Ed ancora continuiamo a vedere le notizie, ci spostiamo nella provincia di Caserta. Da Caglianello cade dal balcone dell'albergo e finisce in ospedale. Il caso riguarda un 51enne che ha riportato fratture agli arti dopo la caduta, ha lasciato lettere ai familiari per spiegare i motivi del suo gesto. Ha scritto delle lettere ai familiari, poi dopo averlo fatto, in quell'istante di lucida follia, ha aperto la finestra al secondo piano di un hotel di Caglianello e si è lasciato cadere nel vuoto. Protagonista della vicenda, verificatasi nel pomeriggio di ieri, un uomo di 59 anni di origini napoletane. L'uomo si trovava nel casertano per lavoro quando ha tentato di togliersi la vita lanciandosi dal balcone della sua stanza d'albergo. Alcuni ospiti, vedendo l'uomo riverso a terra, hanno allertato gli agenti del commissariato di Sessarunca del 118. All'arrivo del 118 l'uomo, seppur incosciente e riverso nel sangue, era vivo. È stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Caserta in codice rosso, ma nel corso della degenza le condizioni sono migliorate. Al momento pare non essere in pericolo di vita nonostante la caduta. E ancora vediamo, si parla di sanità, sabotato però questa volta il reparto di oncologia dell'ospedale, e stiamo parlando di Aversa, reparto allagato da ignoti, indaga la polizia dopo la denuncia del primario. Infatti indagini in corso da parte del commissariato di polizia di Aversa sul presunto sabotaggio avvenuto nella giornata di venerdì ai danni dell'ospedale Moscati della città normanna. Come denunciato dal primario di oncologia Enrico Verbato, ignoti avrebbero allagato il reparto aprendo la manichetta del sistema antincendio del quarto piano del nosocomio. Nei giorni scorsi il primario si è recato a sporgere denuncia al commissariato normanno, che ha già effettuato un sopralluogo in ospedale, trasmettendo la segnalazione a Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Non è chiaro cosa abbia potuto spingere i vandali al sabotaggio dell'ospedale. Di tracce inoltre durante il sopralluogo degli agenti ne erano rimaste ben poche, dato che per poter proseguire regolarmente le attività ospedaliere il personale era prontamente intervenuto dopo l'allagamento. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati da Caserta News. Piante di marijuana in casa, mazzata per un trentenne che si era creato appunto la sua attività. Il giudice ha inflitto 5 anni e 4 mesi per spaccio di droga. E vediamo nell'immagine proprio l'ambiente che aveva ricreato. Da quelle piante di marijuana si potevano ricavare circa 3.500 dosi di hashish. Così il perito tecnico ha concluso la propria relazione sulla quantità di principio attivo contenuto in 259 piante di marijuana sequestrate a Sant'Amaro ad un trentenne di Casaggiove 2 mesi fa. Una quantità enorme per il giudice del Tribunale di Santa Maria Capuete Rosetta Stramino, che ha condannato col rito abbreviato quest'uomo alla pena di 5 anni e 4 mesi. E ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano. Si parla ancora di atti vandalici, questa volta vandalizzata l'auto della preside. Il raid contro la dirigente dell'istituto Bachelet Majorana, un istituto che fa parlare spesso di sé. Un atto di vandalismo inquietante, quello scoperto nella mattinata da Pina Sgambato, preside dell'istituto Majorana Bachelet, sorella dell'ex deputata PD Camilla, da pochi giorni referente per la scuola nella segreteria DEM decisa da Nicola Zingaretti. Ignoti hanno infatti danneggiato la sua Lancia Y di fronte a casa a Santa Maria Vico in via Nazionale Appia, rompendo il lunotto posteriore. Infatti possiamo vedere la rottura in queste immagini. Eccola qua. E infatti vandali in azione che comunque fanno danni per chi comunque si trova in queste vicende. Su tutto stanno indagando gli inquirenti e ci auguriamo di saperne di più al più presto. E per quanto riguarda la rassegna stampa di Teleprima, anche oggi termina qui. Vi ringrazio di essere stati con noi, soprattutto vi ringrazio di aver scelto i programmi di Teleprima per iniziare la vostra giornata. Vi ringrazio ancora una volta e soprattutto ringrazio Tecnocampus, che ogni mattina ci offre la possibilità di fare informazione con voi, ma soprattutto a tutti voi do appuntamento a domani, stesso posto, stessa ora. Mi auguro che ci sceglierete ancora una volta e soprattutto vi auguro una splendida giornata. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.